Pesaro non si ferma e rischia l'indigestione di premi. Ad appena 24 ore dal titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024, Pesaro viene proclamata anche Città Italiana dei Giovani 2022. L'annuncio è arrivato dal Palazzo della Loggia di Brescia, città detentrice del 2021, per il riconoscimento assegnato dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nonché l'Agenzia Nazionale per i Giovani. A ricevere il premio a Brescia le assessore comunali alla rapidità e alla sostenibilità Mila Della Dora e Heidi Morotti. Pesaro ha partecipato anche lo scorso anno fermandosi sul podio. Questa volta ha battuto in finale Bergamo e Napoli vincendo con un progetto chiamato We Pesaro Young Innovation Lab che è stato illustrato da Mila Della Dora nell'esposizione a Brescia. Investire sui giovani significa investire sul futuro, investire sulle nuove generazioni. Il processo di candidatura per Pesaro è partito con un processo tra la gente e con la gente, come la politica migliore, quella in mezzo alle persone. Il punto strategico è quello della costituzione di un network che prevederà il coinvolgimento di tutte queste persone che hanno visto, che hanno dato il proprio contributo. Ci saranno dei laboratori, ci saranno altre iniziative, già siamo partiti ipotizzando un consiglio comunale dei giovani. Le idee che vogliamo portare all'interno di questi laboratori, di questi momenti di incontro, saranno idee e progetti in cui i giovani saranno protagonisti, perché sono loro che sceglieranno le tematiche, sono loro che sceglieranno quello che poi sono le cose che per loro, per il futuro, saranno sicuramente più importanti. Pesaro viene premiata per aver saputo coinvolgere tanti giovani del territorio e per aver costruito una programmazione innovativa con percorsi di inclusione soprattutto per i giovani con minori opportunità e con azioni mirate a mitigare le drammatiche conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia. Una serie di azioni che ora verranno potenziate grazie alla vittoria del premio Città dei Giovani 2022.